Nasce nel cuore del centro storico di Ariano in via Annunziata il laboratorio Ceramica Arianese Libera, progetto di solidarietà ed inserimento lavorativo dedicato ai detenuti. L'inaugurazione ieri sera con la partecipazione degli stessi carcerati che hanno dato anche dimostrazione pratica di quanto stanno apprendendo realizzando, guidati dal maestro Gaetano Branca, magnifici oggetti con la tecnica RACU. Costruiamoci un futuro è un progetto fortemente voluto dal vescovo della diocesi di Ariano Lacedonia, Monsignor Sergio Melillo, dal direttore della Caritas diocesana, Don Rosario Paoletti, dal direttore della Casa Circondariale di Ariano, Gianfranco Marcello, a cura della cooperativa sociale Artur, finanziato con l'8 per mille alla Chiesa Cattolica e con il 5 per mille ad Artur. Formatori oltre a Gaetano Branca di Carife e il maestro ceramista Flavio Grasso di Ariano Irpino. La bottega, spiega Pasquale Scrima, referente del progetto, non a caso è stata collocata al di sotto del Museo Diocesano proprio per creare un filo conduttore. L'intento è di realizzare oggetti di arte sacra come le stazioni della Via Crucis. In tal modo quanti visiteranno il prezioso museo potranno anche portare a casa un ricordo legato ad una delle peculiarità di Ariano. Valorizziamo quest'arte antica della ceramica, ha affermato il vescovo Melillo nel corso del convegno L'errore e la misericordia, mettendo questa operosità a frutto per accompagnare e seguire le persone che vivono in carcere. È chiaro che l'intento primario del progetto è quello di formare i detenuti, di dare loro un'opportunità di riscatto affinché una volta scontata la pena potranno riprendere in mano la propria vita avendo acquisito una nuova professionalità e dunque di vivere l'esperienza della detenzione non come semplice carcerazione ma quale opportunità per riscoprire le proprie potenzialità, quelle più sane.